Dopo la doppia donazione di oggi di quintali di patate alle parrocchie di Alfonsina e alla Caritas, siamo riusciti a contattare l'imprenditore agricolo Osia Giaimo, il quale ci ha raccontato come abbia deciso di donare il proprio raccolto piuttosto che reinterrarlo e mandare in fumo tutti gli sforzi della stagione, poiché il prodotto non sarebbe stato comunque ritirato dalle cooperative degli agricoltori, troppo piene loro stesse di prodotti non venduti a causa della crisi del mercato italiano. Le cooperative saranno più ritirate perché sono piene. Noi abbiamo deciso di metterle in terra, di regalarle, queste se le stanno in campo, se no devo sotterrarle, sotterrarle lì. Allora abbiamo preso questa strada qui per non lasciarle in terra perché aumenta il marcio, aumenta i problemi. Ma non le ritiravano come mai? Le ritiravano tutte perché sono piene, perché si è riempito tutto, non riescono a venderle. E poi si sono riempiti dalla Francia all'inizio della campagna. Quindi è un problema quindi di mercato italiano che non funziona? Un problema di mercato, un problema di cooperative, un problema di associazioni, è un problema di tutti. Cioè, problema di cooperative che non tutelano gli agricoltori? I produttori e nessuno, non siamo tutelati da nessuno e nessuno. Farà ulteriori donazioni? Mi hanno detto che oggi pomeriggio è tornato da Alfonsine nell'altra parrocchia, però ha ancora dei campi pieni di patate, mi hanno detto. Ah sì, adesso devo tornare, adesso vado in piazza Monti, qua che stiamo cavando adesso, e poi dopo dobbiamo attraversare, che non lo so, in chiedo attraversare. Vendere queste patate, diciamo, alle cooperative e ai distributori era anche una perdita consistente, 40.000 euro. Ah beh sì, se ne ha lasciato in terra 5 ettari, le spese per ettaro sono 8.000, noi ci perdiamo 40.000 euro. E la situazione invece in generale per la sua impresa è così drastica? Ah, cioè, per l'impresa adesso dipende dall'uomo cosa fa l'uomo, ma abbastanza disastroso questo. Se non ti danno un minimo per quest'altro anno, allora io con quel minimo decido se produrre o meno, non si può più produrre a questi livelli, queste condizioni qui. Ho capito. La nostra roba non è tutelata per niente, viene dal fuori, entra meno soldi, come fai? Comunque le associazioni e le cooperative non fanno più niente per l'agricoltura. Si importa troppo dall'estero? Vengono dall'estero, non so da dove viene bene, ma quest'anno la patata è entrata dalla Francia a poco, quello sono sicuro, però per le pesche non so cosa sia successo, l'altra frutta, le hanno buttate a terra e basta. E come mai secondo lei dalla Francia si riesce ad acquistare a così poco prezzo rispetto all'Italia? No, tutta roba politica. Quindi per capire, cioè l'annata è proprio pessima? Ah beh, disastroso, no pessimo. Quell'altro anno qui se non interviene qualcuno, con che forza affrontiamo l'annata? Cioè, non hai guadagnato niente, hai solo rimesso. Cosa vuoi fare? Meno male, c'è sempre stata una cultura o qualcosa che ti ha salvato, quest'anno non c'era niente, tutto giù, tutto in terra, poi anche territori che non te le cavano del campo, questo è il colmo. E quindi come si riesce ad andare avanti sostanzialmente? Ah, non lo so. Non lo sappiamo, adesso se non interviene la comunità europea, se non so chi, si fa come si può, perché andare avanti tocca andare avanti, che poi si ferma, però vai avanti male, ma male, male, male. Lei continuerà a tenere questi campi a patato o li convertirà in qualcos'altro, perché se non conviene? Ah, non va niente, non va, se fosse cosa convertirle, a questo punto lo convertiremo, cosa va? Federico Lega, per Ravenna Web TV.